da utilizzare. Vi chiedo una cortesia, no oggetti di una parola sola, perché relazione non è un oggetto. Delega a chi è? È bene evitare i cosiddetti riferimenti muti, cioè comunicazione ai sensi dell'articolo 4,2 del decreto legislativo vattela a pesca, non è esplicativo di quello che è il documento, e tra l'altro è un oggetto labile, perché bisogna ricordarsi che comunicazione era, quale norma era in vigore, quando era in vigore quel comma, e a che cosa si riferiva. Meglio utilizzare dei riferimenti chiari, quindi parole chiare, quello che è la comunicazione di iscrizione all'albo, ditemi un albo, all'albo X. Già è un oggetto che è normalizzato, quindi sì. E questo vale anche per i fascicoli, quindi il fascicolo in questo caso sarà procedura di concorso, e così come l'oggetto del bando si indica procedura di concorso al reclutamento di numero 7, questo è 7 posti di ricercatore terzo livello, eccetera eccetera, area, e il codice può essere una cosa abbastanza identificativa, è un dato importante, quindi si può anche mettere per esempio nella stringa, quindi concorso codice, in genere i nostri sono INAF /2017/M1, quello MA1, quelli già sono, è già un dato identificativo del fascicolo e del documento. Francesco voleva fare delle domande, prego. Grazie Francesca, volevo dire che grazie al supporto della collega Francesca Perrone, l'URP già attua la fascicolazione, in particolare tutte le istanze di accesso, civico, generalizzato e documentale, sono fascicolate. Un suggerimento, una cosa che già la collega vi ha detto all'inizio e che io ribadisco, perché riscontro anche delle difficoltà con me stesso, ecco, in quanto responsabile dell'ufficio relazioni nel pubblico, a farlo, entrare nella forma mentis che noi la mattina che facciamo appena accendiamo il computer? Apriamo, immagino, la nostra casella di posta elettronica? Apriamo il protocollo. Cioè, prima di aprire la casella di posta elettronica apriamo il protocollo e controlliamo le eventuali assegnazioni. Questa è una cosa sulla quale ancora io riscontro, nonostante già operi con la fascicolazione, ecco, non delle resistenze, per carità, però ecco, è un'abitudine che va, una buona abitudine che va coltivata, va incentivata, ma soprattutto va fatta. Questo è un suggerimento che vi do anche per ottimizzare il lavoro poi in ottica successiva ai fini della fascicolazione. Problemi, questi Francesca già li conosce perché già li abbiamo affrontati, già glieli ho esposti. Mi capita che nelle assegnazioni vi siano anche i documenti in uscita. Questo lo chiedo anche a te, Laura, non so, Laura non c'è più, vabbè comunque, comunque Francesco. Laura c'è e non c'è. Laura non c'è, come cantavano. Questa mi sembra, o una deficienza del programma di protocollo, cioè è assurdo che io protocollo un documento in uscita e mi risulti tra le assegnazioni. Cioè, un'altra cosa che ti ho sempre segnalato, tutte le cose che sto dicendo le sto dicendo a beneficio degli altri, Francesca già le sa perché le abbiamo sviscerate approfonditamente, creo il fascicolo, inserisco i documenti nel fascicolo, automaticamente quando vado nella lista di assegnazioni, perché ho commesso l'errore, attenzione, questa è una cosa che abbiamo visto, perché ho commesso l'errore di non andare nelle assegnazioni, ma lavorare sul fascicolo a partire dalla ricerca normale del documento. Ok? È arrivata un'istanza di accesso alla procedura articolo 54, io faccio la ricerca dell'istanza, ok? E rispondo
colazione rispondi all'istanza, magari comunicando, trasmettendo la ricevuta di protocollo, che è una comunicazione di avere il procedimento, con la quale noi diciamo, comunichiamo all'istante anche il nominativo del responsabile, i recapiti del responsabile. Andrebbe comunicata anche, diciamo, il termine entro il quale il procedimento va concluso a norma di legge, ma questo, diciamo, per quanto riguarda gli accessi, ovvio, c'è il termine di 30 giorni stabilito dalla legge, non lo indichiamo, però andrebbe fatto, anche questa è una buona prassi, ovvio, questo riguarda le istanze che personalmente tratto, quindi non è un problema che vi riguarda. Però ecco, fascicolo il documento, creo il fascicolo, chiudo il fascicolo, quindi il fascicolo è chiuso, stampo anche la copertina laddove è necessario, se lo voglio tenere anche in formato cartaceo, il fascicolo deve avere il mio faldone con tutti i singoli fascicoli relativi ai singoli procedimenti, ma nella lista di assegnazioni i documenti risultano ancora in carico. Cioè li dovrebbe, io mi speravo, e questo già l'ho detto a Francesco, che il sistema automaticamente al momento in cui è inserito nel fascicolo li toglie dai documenti in carico, la pratica è chiusa, sta in un fascicolo che è chiuso. Però non è così. Allora, lì dobbiamo capire, e questo ci aiuterete anche voi con l'utilizzo di queste funzionalità, perché noi come protocollo non fascicoliamo pochissimo, abbiamo pochissimi documenti che rimangono di competenza, quindi di fatto non abbiamo come dire, il riscontro di tutte le problematiche, di tutto il ventaglio di problemi che si possono avere. E questa cosa effettivamente non abbiamo ancora capito perché continuano a rimanere in assegnazione in uscita, e dobbiamo capire se è un fatto di organizzazione delle liste di competenza all'interno quindi un fatto nostro, o se è veramente un bug del sistema, e lì poi dovremo chiedere il supporto per risolverlo. Quindi ci stiamo impazzendo, poi vedremo come di risolverlo quando avremo capito l'arcano. Un'altra cosa, scusami Gaetano, poi sì. Chiudo. Vabbè, oltre alla cosa che ti ho segnalata, la necessità di chiedere allo sviluppatore l'inserimento della funzionalità fascicolo FOIA, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ce lo vuole, chiede. Lo chiede ai fini del monitoraggio. Quindi in teoria dovrebbe farlo da solo. Però sì, no, ma ti ripeto, come dicono i tecnici dell'AGID ci hanno detto in occasione del corso di formazione organizzato dalla SNA, a proposito, gratuito tra parentesi, è uno dei pochi corsi per le amministrazioni non centrali, gratuito. Ed è utile. Dobbiamo inserire nel sistema di protocollo la funzionalità fascicolo FOIA, e ci vuole mezza giornata uomo, loro hanno detto. Codice sorgente già c'è, si tratta di prenderlo, copiarlo, incollarlo all'interno del sistema, e c'è la funzionalità fascicolo FOIA. Un'altra cosa, ribadisco per l'ultima volta, poi mi taccio: aprite il protocollo prima della posta elettronica. Questo io me lo son messo sul PC, cioè prima di aprire il mio indirizzo di posta elettronica devo aprire il protocollo. Grazie Francesco. Questo a Catania funziona la notifica. Oh, e allora un problema di posta. Questa è una buona prassi che andrebbe. E allora un problema di mail. Grandioso. Ok. Grandioso. E vabbè. Come Laura? No, mi dicono che a Catania la funzione di notifica dell'assegnazione funziona regolarmente. In sede centrale non funziona proprio, abbiamo una certezza. Posso intervenire soltanto per fare una considerazione? Il fatto che non ci sia la notifica può essere sicuramente un problema, però sono io che qua materialmente consegno la posta agli uffici. Io vado una volta al giorno a consegnare la posta agli uffici. Cioè ogni... Infatti questo, Marco, è questo che dobbiamo superare. Noi questo non si può fare. Perché tu hai in giro a fare un missione viaggiatore, scusami. Sì, in effetti... Ho capito, però quello che voglio... Grazie.
Posso dire una quello cosa? Quello che voglio un'altra dire cosa? Io. Aprite il protocollo prima della posta elettronica. Aprite esatto. Il protocollo prima della posta elettronica. Aprite il protocollo prima della posta elettronica. Cioè una, due volte al giorno. E uno c'ha tutta la posta che. È tutto fuori microfono. Non sento neanche io in questo momento. Bravo. Una cosa è se c'è un problema di sistemazione informatica nel programma, che abbiamo capito che a Catania funziona, a Trieste funziona ogni tanto, qui non funziona, quindi a un certo punto questo problema verrà risolto. Allora nelle more di, ovviamente il suggerimento di Caprio è quel migliore, aprite il protocollo prima della posta, d'accordo? Però ecco, secondo me il discorso di notifica è importante, anche perché le pratiche possono essere tante in certi uffici eccetera, quindi anche destinare le priorità al sistema interno che abbiamo noi funziona molto bene. E secondo me varrebbe la pena di sperare che anche questo sistema abbia un sistema equivalente funzionale, insomma, ecco. Nelle more di, va bene, è ovvio. Il messaggio che voglio far passare è ovvio che è una funzionalità in più che serve, che può essere utile, ma non è la notifica che arriva via mail, non è la notifica giuridica, cioè di certezza del diritto. La notifica lo dà il sistema, cioè la certezza dell'assegnazione, della presa in carico viene data dal sistema, non è la mail. È questo quello che voglio far passare. Domande? Insurrezioni? Allora, Laura? Ok, intanto Pino sta continuando a fascicolare, ha creato il fascicolo con un titolo fittizio, da documenti in questo, prova a caricare il documento, quindi a contenuto, ok, prova a caricare il documento, vai, se tu clicchi sul nome del fascicolo, vai, non ti dà niente. Perché in questo caso stiamo creando il fascicolo non da documento protocollato, ma da un documento che abbiamo creato sul nostro PC. Quindi vai pian pianino sulle... Perfetto. Clicca. Allora, sfoglia. Desktop. No, vai desktop. Corso Folium. Quarto esercizio. Bando 7, ok. Ok, qui funziona come un te l'ha inserito, carichi. Clicca, clicca.
Ok, adesso è comparso il documento, da qui lo puoi aprire cliccando sul nome del documento, ti compare e puoi gestirlo come serve. Puoi anche chiudere il fascicolo. Quel documento dove figura? In contenuto. Ah. Quindi i label sono tre: la maschera per di indicazione del fascicolo, la maschera dei collegamenti ad altri fascicoli e la maschera di contenuto in cui apri il fascicolo e vedi i documenti contenuti nel fascicolo. Ok. Bravo Pino, grazie per la collaborazione. Sì, avvicinati al microfono. No, volevo capire all'atto pratico come si collocano i ruoli, quindi nel mio caso per esempio, c'è il dirigente che quindi prende in carico e fa la prima assegnazione, immagino ai responsabili dei settori? Sì. Quindi a noi responsabili dei settori poi dobbiamo individuare, comunque fare un'ulteriore assegnazione ai nostri... Sì. Allora, questo effettivamente, la necessità di questi passaggi è una cosa che è lasciata alla libertà degli uffici. Quindi se è necessario, si decide a livello di dirigenziale di fare questi passaggi così, e decidete di farli così, altrimenti già a livello dirigente le pratiche vengono assegnate direttamente all'RPA. Quando per esempio i procedimenti hanno già il responsabile espresso, quindi per tipologia di procedimenti c'è già il responsabile, si può saltare questo ulteriore passaggio e fare un'assegnazione diretta dall'ufficio secondo direttamente al responsabile del procedimento, perché comunque c'è un atto ufficiale che è una determina di organizzazione, un ordine di servizio che dice che individua direttamente il responsabile del procedimento, e quindi lo si può fare. Allora, sì, no, non si è sentito benissimo. Sintetizzo, io ho sentito poco, però ho capito il discorso, non ti ho sentito Laura. Allora, noi abbiamo preparato il sistema, il folium per gestire esattamente alla lettera quello che è il flusso come la nostra articolazione, quindi abbiamo previsto anche passaggi dei livelli. E in un momento iniziale di confronto lasciamo comunque ampia autonomia agli uffici dirigenziali e alle varie articolazioni di decidere qual è il flusso migliore per la documentazione, per la gestione della documentazione delle pratiche. Quindi chi si sente più sicuro a fare tutti i passaggi, però questo a livello uffici dirigenziali, segreterie, presidenza di esse, e quindi a fare responsabile del settore, responsabile del procedimento, è ovvio che lo può fare. Chi invece preferisce, una volta che è normalizzato ed sono individuati i responsabili dall'ufficio dirigenziale, assegnare direttamente il responsabile del procedimento, lo può fare.
una cosa che mi piacerebbe fare con voi è monitorare un po' le situazioni per capire come rendere più, più semplice la gestione dal punto di vista di volume, più che altro è capire quali sono i flussi in modo da come dire, renderli più semplici e lineari possibili. Quindi sì, noi abbiamo preparato il sistema in modo che possa rispecchiare il processo alla lettera, ma nello stesso tempo sì, c'è tutta l'autonomia che dà il sistema per gestirla nella maniera che i dirigenti, e, cioè uffici dirigenziali generali e non generali, credono opportuno. Scusa Francesca, sì. Va bene la semplicità, però ecco, secondo me l'assegnazione diretta a un, diciamo, un componente di un ufficio fa perdere di vista poi a chi deve fare il responsabile, diciamo, del settore, dell'unità organizzativa, che non ha in questo modo la visione della documentazione per la quale comunque è responsabile. Quindi sì, e questo è comunque una decisione che all'interno dell'ufficio dirigenziale. Cioè, se lo potete... ma già organizzato, cioè voglio dire, già adesso c'è l'organizzazione. E lo potete fare. No? C'è il dirigente, ci sono i settori, a capo di ogni settore c'è comunque un responsabile. Sì, e quindi per l'ufficio... Per cui già c'è di fatto e di diritto. È quello giusto? No, mi chiedevo appunto per se io già so, che ne so, è una determinata attività che so che fa una persona ben specifica, anziché fare il doppio passaggio, va bene, esatto, facciamo l'assegnazione, esatto. Però ci deve essere modo da parte, diciamo, del responsabile di avere comunque visione dei documenti assegnati direttamente all'unità che è, diciamo, tra virgolette subordinata. Allora, quello si può fare, perché si può fare l'assegnazione, come hai visto, si può fare sia l'assegnazione per ufficio, quindi per articolazione per settore, sia l'assegnazione per persona. Si può fare, si può pensare, naturalmente organizzato, di fare, che ne so, l'assegnazione per competenza al responsabile del procedimento e l'assegnazione per conoscenza all'ufficio. Esatto, una cosa di questo tipo. Sì, sì, ma questa è una cosa che potete, è una scelta che fate voi. Sì, per semplicità, per fare anche l'attività, è inutile, insomma, se sono, parliamo di quegli adempimenti, di quelle cose che fanno parte della gestione ordinaria. Sì, proprio, sì, no? Sì. Quindi le mandiamo direttamente ovviamente alla persona che la gestisce, l'importante è che ci sia però comunicazione di quello che viene trasmesso. Sì, nel documento quando aprite la maschera praticamente c'è tutto lo storico dei passaggi, quindi si sa quando è stato assegnato, quando è stato preso in carico, se è stato assegnato per competenza, per conoscenza, quindi vi compare poi veramente in tempo reale tutti i passaggi che avete fatto per l'assegnazione del documento, quindi avete la possibilità di monitorare lo stato dell'arte tutti quanti e ciascuno per le proprie funzioni, quindi sì. Va bene, sì, sì, si può che fare. La chiusura del fascicolo, quindi la pratica è stata conclusa, lo può fare direttamente la persona incaricata di quell'attività? Sì, sì. In questo momento abbiamo deciso di abilitarvi, farvi quasi plenipotenziari, quindi potete agire in tutti i modi sui fascicoli. Stiamo valutando, e poi ne parleremo insieme Laura, se magari la cancellazione, quindi l'eliminazione del fascicolo, non restringerla solo a dei responsabili di livello un po' più alto e non darla a tutti gli utenti. Però ci parliamo. Di avere il vostro supporto e di fare la pubblicità e
Sì, Alessandra? No, non so se non, forse mi sfugge un passaggio, cioè la prima assegnazione è dal protocollo, diciamo, all'ufficio. Sì, alla... generale, diciamo, sì. Ufficio primo. Quindi i documenti che vengono assegnati all'ufficio primo può vederli solo come prima assegnazione il dirigente? Il dirigente è chi decide di che li può vedere insieme a lui, quindi una persona che designata dal dirigente, okay. Sì. E poi è il dirigente che assegna la singola persona. Sì. Se lui non assegna, noi non vediamo i documenti. No. No. Scusami, sì, Francesca. Ornella? Scusami, volevo chiederti invece per l'assegnazione delle fatture elettroniche, sì, che hanno un canale diverso, sì, diciamo, dai documenti normali. Attualmente c'è l'assegnazione ad un ufficio per competenza e alla, sì, ragioneria sempre per conoscenza. Sì. Da questo momento in poi cambia qualcosa? No, se vi è utile così, continuiamo così. Se vogliamo rivederlo e perfezionarlo, lo perfezioniamo. Okay. Quindi non cambia nulla. Al momento è uguale, sì. Va bene, grazie. Diciamo che voi sapete già un po' come funziona. Naturalmente non so se con la precedentemente facevate la procedura di presa in carico. No. Ok, si aggiunge questo in pratica, che poi potete fascicolarvele, fare per esempio un fascicolo annuale. Ecco, però l'altra domanda, infatti, sempre in relazione alle fatture, è: la fattura va inserita nel fascicolo dall'ufficio che la gestisce per competenza o da noi che la riceviamo per conoscenza? Allora, sì. Allora, siccome si tratta di doppia assegnazione, praticamente il flusso corretto è assegnazione all'ufficio di fatturazione. L'ufficio di fatturazione assegna la fattura all'ufficio di competenza, ufficio primo, ufficio secondo, dipende dal tipo di fornitura effettuata, che lo inserisce nel fascicolo della fornitura. E questa è la parte di competenza. La parte di conoscenza, che per la ragioneria è una conoscenza dovuta all'iscrizione al registro, quindi si creerà un altro fascicolo per conoscenza, appunto, annuale delle fatture prese in carico per conoscenza, in pratica. Quindi ci sono due fascicoli, uno per competenza, un flusso per competenza che genera un fascicolo per competenza, e un fascicolo e un flusso per conoscenza che genera un fascicolo temporaneo che poi sarà scartato alla fine di un tempo determinato dal massimario di scarto, eccetera, eccetera, e mentre poi rimarrà il fascicolo della fornitura come fascicolo principale. Ok, e invece a livello... Sì, no, nel nostro caso invece l'acquisizione per conoscenza è motivata dal fatto che abbiamo l'obbligo di registrazione in contabilità, no? E siccome il termine, come sai, è di 10 giorni, spesso la pratica non ci arriva nel termine di 10 giorni per procedere poi al pagamento, quindi chiaramente andremo fuori termine.
Mi andrebbe. Diciamo che come è strutturata oggi l'assegnazione delle fatture elettroniche, per la ragioneria è come se fosse una assegnazione di ausilio, no? Per anticipare una, ecco perché poi non genera un fascicolo reale e il fascicolo rimane principale, rimane quello del flusso che è generato dal flusso della fatturazione elettronica. In ottica di workflow effettivamente bisognerà riuscire a inserire questa registrazione nei dieci giorni e inserirla nel flusso principale in modo da non creare, come dire, due strade. Speriamo di riuscire a farlo nel migliore dei modi. Un'ultima domanda sempre per la fattura elettronica a Laura, il fascicolo che si crea da mandare poi in conservazione sostitutiva, dove si crea, chi lo deve creare?